ma lo Stato, lo Stato italiano, dove in cui noi abbiamo fatto anche le guerre, allo Stato italiano. Ma noi siamo italiani? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Siamo proprio veramente emarginati, non solo, ma quello che la mia... Perché poi l'ingresso dei sindacati avviene qualche anno più tardi. Sì, ma è venuto, 70, sì, ma... Sì, no? Sì, diciamo. Certo. Nel 98, sì, se non sì. No, 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 no. No, no. Quello è il 98. Al momento, diciamo, della crisi, no? In azienda parlo, in azienda. No. Parla dell'ingresso dei sindacati in azienda. Vabbè, questo posso essere d'accordo con lui. Però non posso essere d'accordo di quello che si chiama gruppo Filanto. Il gruppo Filanto ha dato dimostrazione di serietà, di correttezza e di rispetto ai lavoratori, rispettando il contratto nazionale. Non dal 1990, ma dal 1970. E i registri stanno là. Tenendo conto che fino a 3 anni fa, quando tu avevi 800 dipendenti, tu a un anno intero di contributi, noi abbiamo pagato circa 17 miliardi nelle vecchie lire, credo. Mi scusi presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. E non si è mai parlato del sud, ma noi ancora a mano a Garibaldi dobbiamo stare. Sono delle cose che continuano. La Filanto ha avuto anche aiuti, no? In parte dallo Stato, no? Mi pare che mi fa piacere che mio nipote, mio figlio, con la massima chiarezza ha detto: noi, quando effettivamente era riconosciuta dallo Stato che il Salento o tutto il sud era zona depressa, che è cambiato? Oggi 2010 con 1970. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato. Noi abbiamo avuto 3.000 dipendenti. Se dico 3.150 non sbaglio. Ma noi abbiamo avuto 3.150 dipendenti con un fatturato di circa 5 miliardi, 500 miliardi delle vecchie lire, 500-600 miliardi, solamente la nostra fabbrica. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Noi eravamo peggio dell'Albania di una volta, Albania, dove in cui noi abbiamo dovuto emergere di essere in Albania proprio per i costi della manodopera, che incide molto per essere un fabbricante di calzatura. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Il lotatore di lavoro si preoccupa se domani c'è lavoro anche per l'operaio. Perché è l'operaio che fa crescere l'industria, è l'operaio che fa diventare datori di lavoro, non noi politici. Noi politici una mano possono darla forse, no? Quale mano? Una mano... La destra o la sinistra? Se su Mancini dice no, io sono sinistro. Se a sinistra dice che è di destra. La questione è che lo Stato, compreso i parlamentari che noi li abbiamo portati a Roma, tenendo conto che a Maglia teniamo un ministro per la quale non si è mai visto, nell'industria dove in cui si devono essere rispettate. È molto tonico, anche la pronuncia. Siamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano. È lo Stato italiano che ha messo anche lo zampino infischiandosi di noi imprenditori salentini. Perché se lo Stato italiano avesse capito che anche nel tacco d'Italia
esistono l'industria, avrebbe potuto, quel contratto nazionale che è stato realizzato nel 1970, dando lo che lo Stato, contratto nazionale, ma Casarano può mai essere adeguatamente, economicamente parlando, col Nord? Faccio una domanda a lei. Quindi lei sarebbe per le gabbie salariali? Che cazzo? Scusatemi. Dico, io mi domando perché quello statuto firmato nel 1970 da Giugni è stato così coinvolto anche il Tacco d'Italia, che tra qui Casarano e l'Africa c'è molto meno per arrivare a Milano. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. Parliamo, ma io non vedo mai una trasparenza, un rispetto a quello che effettivamente ha dimostrato di essere un vero datore di lavoro ancora oggi. Questo, sono molto rammaricato. No, sono in piedi, sono in fabbrica. Discorso di fondo, che sono in fabbrica a 86 anni e chiedo perché siamo emarginati.